Io sono il colonnello Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, e in questo momento mi trovo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, del modulo Columbus, in qualità di comandante della missione Beyond e della spedizione 61. Di fatto l'Unione Europea ha completato, in partenariato con l'Agenzia Spaziale Europea, la messa in orbita dei sistemi satellitari EGNOS, Copernico e Galileo, tra le prime infrastrutture fisiche europee. Si tratta di un traguardo che nessuno Stato membro sarebbe stato in grado di raggiungere da solo. Tutela dell'ambiente, cambiamenti climatici, controllo delle frontiere, occupazione, nuovi servizi ai cittadini, protezione civile, innovazione e competitività delle imprese e dell'industria. Questi sono solo alcuni degli ambiti che hanno tratto beneficio dalla politica spaziale europea. I colossi nei settori dello spazio, sicurezza e difesa sono ormai Cina, Stati Uniti, Russia ed India. L'Europa deve trovare l'unità di intenti che ancora manca per fronteggiare queste sfide anche in termini di autonomia, per rafforzare la sua indipendenza nelle tecnologie strategiche per la difesa e la sicurezza, oltre a una capacità autonoma nel settore dello spazio, anche per le straordinarie ricadute in termini industriali, di innovazione, competitività, occupazione e nuovi servizi a cittadini e imprese. Di questi temi si discute oggi a Napoli. Nel maschio angioino agli Stati Generali dello Spazio, Sicurezza e Difesa sono intervenuti il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, tre ministri del Governo italiano, l'Agenzia Spaziale Europea, il Comitato Militare dell'Unione Europea e importanti rappresentanti delle istituzioni europee e del mondo industriale. È un momento importante perché qui è concentrato il mondo dell'industria, della ricerca, i paesi europei, quindi stati generali in grado di decidere rispetto a gestione di questioni che attengono direttamente al futuro nostro, al futuro dell'umanità, il ruolo dell'Europa, come ci si rapporta con lo spazio, come la difesa diventa uno strumento nel quale, col quale si afferma la pace. La città di Napoli naturalmente accoglie questo evento, non solo lo accoglie perché una città di pace, ma perché è una città internazionale. Accogliamo l'evento come luogo di accoglienza e accogliamo l'evento perché questa città è una città che sul versante dell'aerospazio, della conquista dello spazio, dell'innovazione, della ricerca di base ed applicata segna un punto fondamentale di importanza e di rilievo nel nostro paese ed in Europa. Quindi l'accoglienza è duplice di chi è in luogo è in grado di dire benvenuti. Benvenute e benvenuti, ma è anche in grado di contribuire in maniera alta a ciò che si discute.